Certo, in passato non ho dato dimostrazione di essere capace a smontare dispositivi elettronici. Ma questo computer l'ho montato io con le mie mani, esattamente un mese prima della pandemia. E meno male, altrimenti la pandemia sarebbe stata una rottura di coglioni. Questo computer è high spec, ma io purtroppo non mi chiamo Silvio. Quando l'ho comprato, quello che ho fatto è di allocare un budget mensile di 200-300 sterline e poi a poco ho comprato i pezzi su Amazon. Quando mi sono arrivati tutti, l'ho assemblato e a febbraio 2020 mi sono trovato con un computer nuovo. Ovviamente non fu la mia prima volta che ho assemblato un computer, ma ho sempre fatto qualche danno. Prima di farvi vedere come distruggo e cambio la scheda madre del mio computer, vi devo spiegare perché lo sto facendo. Questo non è un upgrade. Beh, in realtà è un upgrade, ma lo scopo non è quello di fare un upgrade. E come tutte le mie storie, dobbiamo fare un passo indietro. Il mio computer in passato aveva dei problemi che sono stati accentuati da quando gli ho dato una ginocchiata. A seguito di quell'evento, la scheda madre ha iniziato a bippare nella fase di posto. E vi ricordate di questo video che ho fatto io qualche mese fa? Sapete che ogni bip corrisponde a un problema. Andando a vedere il manuale della mia scheda madre, ho capito che quei bip erano inerenti alla memoria RAM. Poi rallento. Il problema non era intrinseco nella RAM. Prima di andare a spendere soldi, ho cercato di capire qual era il problema e facendo delle prove, tipo staccando e riattaccando la RAM, oppure l'altro approccio, staccandolo, soffiando e riattaccandolo, avevo sempre lo stesso problema. Sono andato a cercare su internet, su Reddit, e dopo diverse iterazioni ho scoperto che il problema poteva essere o nella scheda madre o nel processore. Alla fine, come ho risolto? La scheda madre, in particolare questa, ha 4 slot per le RAM, che sono divise in due canali, canale A e canale B. Nel canale A abbiamo A1 e A2 e nel canale B abbiamo B1 e B2. Per sfruttare quello che si dice il dual channel, una coppia di banchi RAM vanno messi su due canali differenti, tipo A1 e B1 o A2 e B2. Facendo un paio di prove ho scoperto che il canale A della mia scheda madre non funziona, quindi ho dovuto mettere i due banchi di RAM sul canale B. E quindi adesso le RAM non sfruttano più il dual channel. E quindi per me questo è inaccettabile! Ma prima di andare avanti devo spiegare cos'è questo dual channel. Per capirlo devo spiegare un pochettino come funziona la comunicazione fra la memoria centrale e il processore. Il processore può leggere o scrivere dati sulla RAM, non può fare cose contemporaneamente. E quando accede un'area di memoria non può accedere a due aree di memoria contemporaneamente, ne accede solamente a una porzione. Come si fa a fare in modo che il processore possa, per esempio, leggere da due aree di memoria o scrivere su due aree di memoria o addirittura leggere e scrivere su due aree di memoria contemporaneamente? Semplice, basta aggiungere un altro canale. È per questo che le schede madre moderne hanno questa cosa del dual channel, in cui tu puoi installare una coppia di banchi di RAM, ognuna su un canale differente, così che il processore può accedere in contemporanea a due porzioni della RAM. E quindi capite bene che io, che con computer ci lavoro ogni giorno, ci mondo video, mi va in single channel quando io ho 32 giga di RAM, mi fa triggerare. Qualcuno mi potrebbe dire, ma perché devi cambiare scheda madre e processore? Cambia solamente la scheda madre. Sì, lo potrei fare, però non sarei sicuro al 100% di risolvere il problema. Questo perché, come vi dicevo, il problema potrebbe anche essere del processore, se non addirittura di entrambi. Ma supponiamo per il caso che il problema è veramente la scheda madre. Questo computer monta un Intel di nona generazione e va a trovare una scheda madre che sia compatibile non solo con un altro Intel di nona generazione, ma che sia compatibile anche con la RAM che ho. Sì, ci sono, ma non è semplice trovarle, perché poi ho anche altre richieste personali, cioè mi servono due attacchi per la GPU, mi voglio le porte USB-C. Non era facile trovarla e la stessa non è disponibile, almeno per il momento. Quindi va bene, cambi la scheda madre. Ma se cambio la scheda madre e ne prendo una di più moderna, devo cambiare anche il processore, perché vanno a 2 a 2 come gli stronzi. E poiché cambiando processore, cambiando scheda madre, cambia pure il socket, devo cambiare anche il dissipatore. E finalmente ho cronato il sogno di 3 anni, prendendo un dissipatore a raffreddamento liquido.
Ed ecco perché nel video di 2 settimane fa di FK Breaking News vi ho parlato anche del raffreddamento liquido. Se non l'avete visto, andatevelo a recuperare. Adesso, prima di andare a procedere con l'unboxing, vi devo dire che scheda madre ho preso. Ho preso una scheda madre che è molto simile a quella che ho. Era un Intel di 11ª generazione. Io non ho molte pretese di processori. A me serve molto lavorare con la GPU piuttosto che la CPU. Nonostante che ho preso una scheda madre più moderna, avevo una lista ristretta di quelle che potevo scegliere, perché a me serviva quelle che supportavano ancora la memoria DDR4, perché ovviamente, come dicevo, non mi chiamo Silvio, non posso cambiare anche la RAM, già qua ci ho speso un sacco di soldi. E quindi, quali sono i giocattolini che mi sono comprato? La scheda madre è una Gigabyte Z590 Aorus Pro. La vecchia invece è una Gigabyte Z390 Aorus Pro. Praticamente 200 modelli dopo, non lo so. Motivo perché ho preso la stessa, a parte quello che vi ho detto poco fa, è anche perché io ho una paura che, nonostante che riesca a montare tutto perfettamente, i sistemi operativi che ho installato possano smarmellare. Tanto che abbia la confidenza che riesca a montare tutto nel modo migliore, c'è il dubbio che nel Linux Windows partino. Quindi ho cercato di prendere una che abbia il firmware, almeno da quello che ho letto, che sia simile a quella che ho. Il processore è un Intel i5 di 11ª generazione con socket LGA1200, una frequenza di 3.9 GHz, 12 MB di cache, 6 core con 12 thread. Invece quello vecchio era sempre un i5 di 9ª generazione con una frequenza di 3.7 GHz, 6 core, 6 thread, normale amministrazione. Infine abbiamo questo simpatico sistema di raffreddamento liquido della Cooler Master PL240 Fluxo, come mi chiama. E questo sarà una vera sfida a montarlo, perché non ho mai montato uno nella vita mia. Non credo che sarà molto difficile, almeno spero. Prima di tutto si stacca il computer dai cavi e lo si prende e lo si butta sul letto e lo si apre, ovviamente dal lato giusto. Detto ciò, spostiamoci nel mio laboratorio, che alla fine è il mio soggiorno, e andiamo a montare questi giocattoli. Prima di cominciare vi vorrei ricordare, come al solito, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, anche perché se riuscite a vedere questo video significa che il computer non è scoppiato, ma è scoppiata la casa. Ma proseguiamo. Quindi, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a montare questi giocattoli. Allora, iniziamo con le GPU qua. Questa è la prima. Sono un po' piena di polvere, da tanto che non le toglievo, però... Ti devo fare una domanda. No. GPU Asus, vuoi dire un commento? GPU Nvidia alla fine, quella. No, no, 1080 Ti o Ti, come dir si voglia. Simpatico per fare deep learning, con 12 giga di RAM. Quanta soddisfazione. Ma questa è la vera baby. La metti. Vai. Questa è una GPU un po' costosa. Quanto? Credo che sia, non so se il prezzo l'ha mantenuto, ma era sui 4.000. Minchia. No, ha fatto un commento, fa: ma la puoi fare una build di per giocare a Games of War, World of Chrome, non ricordo che gioco era, a 200 fps. Penso che quella li supporta, però tende non ha specificato, sì, 200 fps a cosa? Certo. A 1080, certo, 4K, a 2K. Secondo me quelli 4K se li tira, tuttavia non so, e non lo posso mai testare perché non ho uno schermo 4K io. Allora, penso che qua abbiamo staccato quasi tutto, poi questo riattaccarle sarà il disagio, io non so. Queste sono tipo le porte USB frontali, questo è il USB frontale, quel connettore sarà stato poco fa, l'audio frontale. Sto staccando tutto quello che c'è dalla scheda madre. Devo dire a casa che ne avrei un altro, perché c'era adesso raffreddato al liquido, ricordiamo, a casa. Se quando non avessi preso raffreddamento al liquido, avrei dovuto comunque sempre cambiare il dissipatore, perché so che è diverso. Perché, come dicevo, vanno a coppia con gli strumenti. Ok, devo togliere le ventole, queste vanno tutte all'ingastro. La scheda madre è collegata e attaccata al case con tutta una serie di viti che hanno dei distanziatori, cioè non sono a contatto col metallo, ovviamente. Cioè, devo smontare questo dissipatore. Ti rompo le balle, sei pronto per provare a smontare.
Salutate il dissipatore. Che sporco di pasta termica, come giusto che sia. Ecco la RAM. Ecco. Ora dovrebbe uscire. Uscite il dente, sì. Ecco la. Questa è la famigerata scheda madre. Che poi non è anche così grande, eh? Intanto questa è una TX. Non è una mini o una micro TX. Questa è una TX. Però della scheda madre ha un video nascosto. Che? E non lo sai cosa c'è qua. Qui c'è l'SD. Qui c'è Windows. La ricicli questa scheda madre? La vendo su eBay. Come? Folti. Folti. Ma no, qui se la compro. Certo. Eccolo là. Madre vecchia, intanto. Piano. Questa è quella nuova. Carina. La mettiamo intanto nella confezione, la salviamo. Poi off screen me la pulisco e la metto su eBay. Ora facciamo un test e vediamo se tutti i buchi sono... Oh, tieni questo, Davide. Eccola. Questi tre combaciano. Questi combaciano. Ci siamo? Sì, combaciano tutti. Questi sono i quattro buchi per il dissipatore. Ci siamo, dai. A posto. Combaciano tutti. Questo computer ha meno polvere di quello che avrebbe dovuto avere. Certo, la polvere entra. Per il dissipatore l'ho staccato diverse volte, l'ho staccato quelle. Questa l'avevo mai pulita, questa è del culo. Mm. Non è sporca, quella davanti è molto sporca, ma si sa. Allora, questo case permette di installare il dissipatore liquido in tre posti: sopra, frontale, culo. Frontale, siccome è chiuso, non vedrei i LED, quindi lo metterò di sopra. Bene. Il culo, invece, lo puoi installare però quello più piccolino. Ah, di sopra secondo me è più bello. Quindi questo non servirà più, questa copertura. Non ho idea di come si installa questa cosa. Cioè, ho una vaga idea di come si installa. Perché ci vediamo domani. Ma non ho un'idea precisa di come si installa. Ci vediamo domani. No, bisogna essere fiduciosi, ce la faccio. Anche è molto più complicato di quello che pensavo. Dovrebbe essere uno sbotto di vidi lunghi, eh. Intel bracket, questo mi interessa. 8 fan screws. Una cosa che ho letto, anzi una cosa che cercavo, ho detto, ma questi dissipatori a liquido, il liquido lo devi mettere tu. Cioè, ma l'hai comprato o viene con un po' di liquido? No, già è tutto sigillato. Ok. Cioè, ma ti ho detto, minchia, forse ho dimenticato di comprare il liquido. È giusto che te lo dicono già con il liquido, certo, giusto? Anche perché se sono... quanti chilometri fa? 20.000 chilometri. Diciamo queste maronne. Così a dei guarda, la scheda madre ce l'abbiamo, l'abbiamo fissata. Adesso io direi, Davide, andrà a fare pausa cena. Questo è per il alimentare il processore. Mettiamo uno qua. Attacchiamo le RAM in modalità dual channel. Oh. Io l'ho controllato, la compatibilità di queste RAM devono essere compatibili. Io lo sto mettendo adesso in A2 B2, giusto? Potrei mettere anche in A1 B1, stica.